Dottor Guido Fedele, l'applicazione dei sistemi informativi di supporto alle sperimentazioni cliniche, a che punto siamo? Quali sono le proposte? Diciamo che di sistemi ce ne sono già disponibili molti, sia che per la gestione dei dati di ricerca, sia per quanto riguarda i collegamenti in termini di informazioni e obblighi di legge di risposta verso le autorità. Purtroppo molti di questi non sono fra di loro, diciamo così, interconnessi, che possono scambiarsi informazioni. Quindi lo sviluppo prevedibile che si può avere è quello di permettere un maggiore scambio di informazioni in modo automatico, in maniera tale che tutti gli attori che operano all'interno della ricerca clinica possano interagire senza dover essere aggravati da ulteriori implicazioni di utilizzi di sistemi personalizzati da singole entità che entrano in gioco. Adesso con le nuove normative anche europee, come si potrà cercare di essere più connessi, più, diciamo, fare un cloud anche e tutelare meglio la privacy anche? Diciamo che la possibilità ci può essere, è quello di trovare un accordo in termini di organizzazione. Questo può essere, per esempio, nelle strutture universitarie, potrebbe essere attuato dai consorzi che già offrono servizi di base alla ricerca. Sto pensando per esempio al Cineca, che offre dei servizi sia per la ricerca clinica ma sia anche per quello che potrebbe essere l'interconnessione di informazioni generali nell'ambito della ricerca. Per quanto riguarda gli obblighi diciamo di legge per l'informazione obbligatoria di avvio di uno studio, l'interazione con il portale europeo, penso che con il sistema sviluppato da AIFA, dall'osservatorio, può essere sicuramente un mezzo di interconnessione, non di aggravio, di accesso diverso per l'inserimento delle informazioni d'obbligo di legge.